Buongiorno a tutti, oggi presentiamo Soluzione Fattura 14, il nuovo programma di FinSon dedicato alla fatturazione. Il programma è compatibile con gli applicativi Soluzione Magazzino 14 e Soluzione Integra 14 con i quali si interagisce direttamente. Dalla barra dei pulsanti abbiamo il pulsante Home, le anagrafiche dei clienti, dei fornitori, gli articoli, l'emissione dei documenti, la gestione delle fatture, la possibilità di inviare e ricevere direttamente le fatture elettroniche. Il programma è completamente compatibile con il servizio FinSon Express, il servizio di FinSon dedicato a firma, invio, ricezione e conservazione delle fatture. Abbiamo inoltre il pulsante per aprire l'agenda. Riposizionare le schermate. Impostare la data del sistema e uscire dall'applicazione. Dal menu File abbiamo la possibilità di eseguire le operazioni di backup archivi, esportare i dati in Excel, esportare i dati in CSV, eseguire le esportazioni per le principali piattaforme di e-commerce come Amazon, PrestaShop, Magento, eBay. Abbiamo inoltre la possibilità di importare i dati da Excel e TXT e eseguire le importazioni dalla versione 13 e dalla versione 12. Dal menu anagrafiche abbiamo la possibilità di impostare l'anagrafica azienda, le anagrafiche dei clienti, dei fornitori, gli agenti, i vettori, gli articoli, i servizi. Dal menu contabilità potremo andare a gestire i solleciti di pagamento, eseguire i conteggi IVA, visualizzare le bollette, eseguire l'invio delle fatture elettroniche e visualizzare le mie spedite. Dal menu documenti il programma ci permette di mettere le fatture di vendita, registrare le fatture d'acquisto, le fatture pro forma, eseguire la fatturazione automatica, l'emissione delle fatture di integrazione IVA, vedere i contenuti dei file XML, fatturare direttamente da DDT, importare le fatture di acquisto e visualizzarne il contenuto. Dal menu statistiche potremo andare a eseguire statistiche sugli articoli, sui clienti, sul fatturato per clienti, visualizzare l'elenco clienti e fornitori. Dal menu strumenti apriremo l'agenda, la rubrica, il work processor all'interno del programma, lo scadenziario. Eseguiremo la gestione del budget, potremo stampare etichette per nominativi e articoli. Dal menu tabelle, menu molto importante, il programma ci permette di andare a preimpostare tutti quelli che sono i parametri principali che verranno poi richiamati in tutte le schermate di registrazione. Infine, dal menu varie potremo andare a eseguire la gestione delle aziende, degli operatori, configurare i parametri di funzionamento dell'applicazione, impostare le credenziali per l'invio e ricezione dei documenti e tutte quelle che sono le principali operazioni di configurazione, come le stampanti, le date operative, la scansione dei documenti. Grazie per averci seguito, buona giornata da FinSon.